Ciao, nuovo video in compagnia di Vito oggi. Visto che ci chiedete in tanti e visto che al Cosmo proprio avevamo parlato con i ragazzi di Biofficina che noi facciamo un utilizzo diverso della lozione Ricci Morbidi, questa qua di Biofficina, e oramai Vito è tantissimo tempo che la utilizza. Mesi. Ma è veramente tanto. Sì. Da prima di quest'inverno. Ma non sanno per cosa. No, vabbè. Non fare il... Cioè, perché te la vuoi mettere sotto le ascelle? No. Scusami. Il pelo ce l'hai qui, quindi... comunque, così per provare, un giorno... Allora, è successo questo. Vito ha cominciato a farsi crescere la barba tantissimo. Lui è anni che ha la barba lunga, prima di questa moda un po' hipster così. Poi diciamo che adesso appunto c'è la moda, quindi... Ne ho approfittato. Fa figo, invece prima si lamentavano sempre tutti perché aveva sto barbone. Però il problema della barba sostanzialmente è uno. È che la barba è molto crespa, e quindi magari quando vi date i bacini o quando accarezzate il viso del vostro lui dà un po' fastidio, diciamo, e la barba se non si fa una pulizia super, ci guarda per aria, sembra il video del Ciao Bibanni, se non si fa comunque una pulizia super accurata, quindi lo shampoo alla barba ogni mattina, la barba puzza. E quindi io una volta, quest'inverno, lui si era lavato la mattina tutto, si era fatto lo shampoo, però comunque lui sostanzialmente ha una pelle tendenzialmente grassa, quindi il sebo va anche sulla barba, e un pomeriggio l'avevo beccato che c'aveva la barba che puzzava, e lui voleva un bacino, io no, stammi lontano, così, no? E lui ho detto mi taglio la barba. E io gli ho detto no, però gli ho detto prova questa, che è profumata e è buona. E quindi lui ha cominciato a utilizzarla e adesso ve lo farò spiegare da lui perché la barba è sua. Comunque io vi posso dire... No, oh, grazie. Io vi posso dire che al tatto è tutta un'altra cosa e è molto profumosa. Quindi lancio la parola a Vito. È semplicissimo. Basta, una volta fatta la doccia è tutto. Ecco, com'è che curi la tua barba? Cominciamo allora, la barbora. Cominciamo dall'inizio. Da partire da qui, a qui è salita, stesso il baffo, poi alla fine la cura è lavarsi tutti i giorni. Ma tanto quello era già una cosa che si faceva normalmente, mi raccomando, strofinare con la spugnetta sulla barba in modo da togliere la puzza. Quello che dice lei, e poi vabbè, ma anche i capelli puzzano se non li lavi. Vabbè, ma è normale. Cioè, vabbè, calcolando che faccio almeno due docce al giorno, sei fortunato che non ti puzza di ascella la barba. No. Fatto sta che ho detto adesso provo. Ho provato dopo la doccia, barba bagnata, ma solo da bagnata? Ma è meglio perché rende di più. Ho aperto questo. Tenga subretto. Metti un se goccino. Se ti metti così vicino non va a fuoco, devi metto, stare più lontano. Metto un goccino così. Tenga subretto. Io chiudo. Tra. E iniziate a fare così. Me la mettete subito. Iniziate anche alle mie iscritte soprattutto. Comunque se avete fidanzati, mariti, barboni, questo video è anche per voi. Certo, perché comunque rende. Poi la lascia morbida, bella. È lucida? Luminosa. Sì. Profumata, perché comunque tiene per tutto il tempo. E alla fine abbiamo parlato con i ragazzi di Biofficina. Comunque, fatto sta che questa qui dura pure un botto, cioè. Beh, la uso anche io per i capelli, anche se non ho i capelli ricci. Però la cosa bella è che tipo abbiamo provato anche con la crema capelli ristrutturante, che è quella nuova che è uscita. Che anzi forse è meglio che io me ne metto un pochetto sui capelli, perché per come ci ho conciati i capelli oggi, va a letto, solo lei mi salva.
Questa è fantastica perché anche a capello asciutto così non appesantisce assolutamente il capello, ma anzi, e in più ve lo sistema. Io oggi ho i capelli un po' elettrici perché questa mattina mi sono lavati i capelli e me li sono asciugati, no, non me li sono asciugati in sostanza. Comunque alla fine ho fatto anche uso di questa e tra le due è meglio la prima. Per la barba. Per la barba, per i capelli. Per i capelli vanno bene tutti e vanno due. Vanno bene tutti e due. Però questa mi piace di più a me. Cioè guardate, in un attimo. E non lascia il capello umido. No, niente proprio. Come se non avesse nulla in testa. E in più hanno questo profumo che a me piace un sacco. Niente, ho la puntina della frangia. Quindi che... se siete disperate, avete bisogno di dare una pulizia alla barba dei vostri uomini. Non è pulizia, uomini. È sistemata. È pulizia pure, perché se puzza poi alla fine... E ho capito, se puzza ci si lava. Passa un prodotto, accattatevillo, come dice lei. Ma quando mai? L'ho detto una volta. No, adesso non è poi lo dici. No, io non dico mai accattateville. Saluti. Rimani qua così. Aprite la finestra che arriva il suo bacio. No? Sì, oh mamma che luce! Si dice grazie per aver guardato anche questo video e come al solito se aprite la finestra vi arriva il mio bacino. Ecco. E la barba non puzza. E glielo lascio a lui. Ciao e un saluto anche ai ragazzi di Biofficina. Grazie. Ciao. Ciao. Vediamo nell'arco della giornata. Ave, telefono che vibra, sono le 14.05, sono appena uscita dal lavoro. Questa è... c'è questa luce perché... oddio, illuminata d'immensa, c'è anche Vito, eccolo qua. Lui è venuto...